Ciao a tutte, oggi vorrei parlarvi del ciglia e del piegaciglia perché mi capita di ascoltare molti discorsi in giro fatti da ragazze italiane che sostengono che piegarsi le ciglia faccia male alle ciglia. Allora, io non sono assolutamente d'accordo perché il piegaciglia, che è questo nel mio caso, un vecchio piegaciglia di H&M originariamente rosso e adesso tutto un po' scrostato, il piegaciglia è uno strumento meccanico, non contiene agenti chimici, non contiene nessun tipo di sostanza ed è uno strumento che funziona con la pressione delle vostre dita, quindi non può essere nocivo se utilizzato con la dovuta cura, con la dovuta pressione e con la dovuta moderazione. D'altra parte, cercate di riflettere sul fatto che ogni giorno sottoponiamo, per esempio, i nostri capelli a delle cure che in realtà sono torture molto, molto più nocive di quanto non possa fare il piegaciglia alle nostre ciglia. Quando usiamo gel, lacche, phon, spume, questo sì che distrugge i capelli, questo sì che davvero disintegra la salute e la bellezza dei vostri capelli. Quando vi mettete il fondotinta è una maschera soffocante che davvero affloscia la faccia, la rende impura, la soffoca. Non, è veramente quanto di più veramente velenoso si possa pensare di fare al proprio viso. E poi però le persone se la prendono con il povero piegaciglia, che, torno a ripetere ancora una volta, è un semplice strumentino meccanico che non fa male a una mosca, quindi figuriamoci alle vostre ciglia. Certo, se usato con moderazione. Io uso il piegaciglia da quando avevo circa 15-16 anni, quindi ormai uso il piegaciglia da una buona 25ina d'anni. Le mie ciglia oggi si sono abbastanza diradate rispetto a quando ero più giovane, perché giustamente l'età avanza. Io ho 40 anni, quasi 40 anni, 39, tra qualche mese 40, e giustamente con l'età i capelli si diradano, le sopracciglia si diradano, le ciglia si diradano, i peli sulle braccia e sulle gambe, anche quelli si diradano. Quindi ecco, se le ciglia vi si diradano, questo è dovuto all'età, oppure è dovuto ad un'alimentazione non bilanciata, è dovuto a degli scompensi interni, ma non certo al piegaciglia. Il piegaciglia usato una volta al giorno non fa altro che rendere le vostre ciglia molto più ordinate e dà loro subito, immediatamente, un aspetto più curato, più ordinato, meno selvatico. Allora, io adesso per piegarmi le ciglia userò questo simpatico cerchietto di H&M, perché altrimenti mi fanno i capelli negli occhi, e questo altrettanto simpatico specchietto di Hello Kitty, anche di H&M, e ovviamente il mio piegaciglia. Prima del piegaciglia però uso uno spazzolino, questo spazzolino è il mio solito spazzolino, è rotto, in realtà ne avrei anche un altro che non è per niente rotto ed è nuovo, però non mi piace perché io mi affeziono alle mie cose vecchie, quindi continuo ad usare lo spazzolino vecchio. Con lo spazzolino incomincio a separare le ciglia di sotto da quelle di sopra perché è importante quando usiamo il piegaciglia. Dopodiché impugno il piegaciglia, lo accosto all'occhio, vedete che tocca le ciglia, poi vado su e intanto apro fin quando le ciglia non si ritrovano automaticamente nella cosiddetta ghigliottina del piegaciglia e poi chiudo il piegaciglia esercitando una pressione non troppo forte, sufficiente, e poi con le dita incomincio a fare questo movimento. Faccio questo movimento per un po', che è un movimento di pressione, dopodiché alzo il piegaciglia, lo faccio andare, scivolare su per le ciglia e continuo a pressare. Dopodiché alzo ancora verso quasi la punta delle ciglia e continuo a pressare. E poi delicatamente apro il piegaciglia, libero le ciglia e basta, e le mie ciglia sono piegate. Una volta che le ciglia sono piegate, riprendo lo spazzolino e le riaggiusto leggermente, semplicemente per separarle e per prepararle all'applicazione del mascara, che
facendocele arrivare ben separate, però usate con parsimonia lo spazzolino perché lo spazzolino ha lo strano potere di mandare giù la piega istantaneamente. Quindi io uso lo spazzolino solo con dei colpettini e solo per separare, nient'altro. Quando si fa tra l'altro l'operazione di piegamento delle ciglia, io la faccio sempre a trucco ultimato. Per ultimo metto il mascara, metto il mascara per ultimo perché in questo modo ho l'opportunità di togliere dalle ciglia eventuali residui di cipria, di glitter, di ombretto, tutte quelle sostanze che si sono andate a depositare sulle ciglia e che perciò poi non sono mai belle quando voi uscite e vi ritrovate al ristorante con per esempio la luce che vi batte sugli occhi e le ciglia che sbrilluccicano in una maniera anomala perché non avete usato il piegaciglia, non avete usato lo spazzolino e non avete tolto i residui di ombretto antiesteticissimi che sono rimasti sulle vostre ciglia. Riprendo lo specchiettino dello Kitty, cambio mano e cambio occhio e rifaccio la stessa operazione di prima, cioè accosto il piegaciglia alle ciglia fino a toccarle, dopodiché lo porto su fino a che le ciglia non si ritrovano dentro alla ghigliottina, quanto mi piace dire ghigliottina, e poi ricomincio con questi colpettini, colpettini una volta all'attaccatura delle ciglia. Io tengo il piegaciglia quasi vicino all'attaccatura delle ciglia, ma mai troppo, perché sì, perché potreste involontariamente pizzicarvi e farvi leggermente male. Poi alzo un po' il piegaciglia e continuo a pressare con le dita. Poi lo alzo di nuovo fino quasi alla punta delle ciglia e continuo a pressare. E poi tolgo il piegaciglia e basta. E la nostra operazione di piegamento delle ciglia è finita. Riprendo lo spazzolino per separare le ciglia e basta, il gioco è fatto. Ecco, vedete, le ciglia acquistano subito un aspetto molto più curato, molto più aggraziato, molto più grazioso, molto più pulito. Io spesso e volentieri, per esempio, adesso sono completamente senza trucco, spesso e volentieri esco, vado a fare la spesa e non ho voglia di truccarmi, però non dimentico mai di piegarmi le ciglia, perché sì, perché piegarsi le ciglia è uno strumento che rende, è un'operazione con uno strumento tutto sommato semplice da usare e che è completamente sotto il controllo delle vostre dita e della forza che voi avete o non avete, a seconda della pressione che decidete di dare all'impugnatura del piegaciglia. Il piegaciglia è tutto in controllo totale delle vostre mani, dipende dal controllo totale delle vostre mani. E fa le ciglia più aggraziate, non contiene, torno a ripetere, agenti chimici. Molte persone hanno paura del piegaciglia, specialmente i maschietti. I maschietti non possono rimanere lì a guardare le ragazze che si piegano le ciglia. Io in questo caso vado sempre dai maschietti con il piegaciglia e li convinco a piegarsi le ciglia anche loro, gliela faccio io questa operazione e loro sono tutti contenti in genere di prendere parte a un rito femminile e di poter entrare nel dietro le quinte di questo rito femminile, dopodiché vedono che assolutamente non fa male, non vi acceca, il piegaciglia non fa assolutamente male, è fatto apposta per piegare le ciglia, voglio dire, è pensato apposta per piegare le ciglia, quindi non può farvi male se usato nella maniera corretta. E prima o poi anche i maschietti capiscono questa cosa e sono tutti contenti di averla capita. Io non posso fare altro che consigliare il piegaciglia perché sì, perché è un piccolo strumento meno torturante di tanti altri strumenti che si usano per la bellezza femminile, vi rende subito più aggraziate. Molte ragazze dicono io ho le ciglia lunghe, quindi non ho bisogno del piegaciglia. Non significa niente, questa è una cosa che non ha quasi senso, perché un conto è avere le ciglia lunghe, però averle così, che vanno dritte, senza spessore e senza meta, e un conto è averle arcuate, piegate, immediatamente con un aspetto molto più aggraziato, molto più curato. E che apre lo sguardo, lo rende subito molto più dolce, meno aggressivo, meno selvatico. Voglio dire, voi non è che state uscendo in questo momento dalla foresta, siete delle ragazze, quindi in quanto ragazze dovete essere graziose.
carine, e il PIOCILIA vi aiuta in questo. Basta, io credo di aver detto tutto quello che dovevo dire, le ciglia sono state piegate, non mi resta altro da fare che rimandarvi ai prossimi video. Ci siamo viste anche questa volta e ci vedremo anche nei prossimi video. Io vedrò voi, voi vedrete me. Grazie a tutte, ciao e buona serata o buona giornata. Ciao!